I lavori sono ovviamente delle tesi magistrali, quindi dei ragazzi che hanno già fatto una magistrale e quindi dei lavori un pochettino più elaborati che richiedono un maggiore impegno, soprattutto dal punto di vista scientifico. Le domande erano superiori in numero superiore a 60, tutte molto ben diciamo strutturate, e tutta la commissione ha convenuto sul fatto che questo ventaglio di tesi rappresenti un stato di salute dell'università italiana molto rilevante. Insomma, i lavori erano tutti ben strutturati e abbiamo fatto un enorme fatica a scegliere appunto per la qualità elevata dei lavori di tesi che sono pervenuti. Infatti, se avete avuto modo di vedere la graduatoria di merito, abbiamo dei voti molto schiacciati, diciamo dei punteggi molto schiacciati verso l'alto, abbiamo 3 ex aequo al primo posto e 7 ex aequo al secondo posto. È fondamentale per ricordare la figura di questo economista abruzzese Federico Caffè, che fra l'altro ha anche conseguito il suo diploma presso questo istituto, e quindi questo era proprio la motivazione per la quale è stato istituito questo premio. È un'esperienza importantissima perché comunque è gratificante per il lavoro fatto in questi anni, sia durante gli esami di laurea che comunque mi hanno portato allo studio di materie importanti su cui si è concentrato molto Federico Caffè, ma anche proprio per il lavoro svolto durante il periodo di tesi, e quindi sono stato molto gratificato da questa occasione che mi è stata data dalla commissione, soprattutto perché Federico Caffè anche per noi studenti di Roma rappresenta un modello di economista e di studioso per i problemi concreti che comunque affliggono l'economia reale italiana. Ecco. La mia tesi si occupa principalmente degli effetti che la politica monetaria ha sui livelli dell'attività economica, sulla vita di tutti i giorni delle persone e principalmente sul tasso di cambio di un'economia, quindi come influisce su esportazioni e importazioni di un'economia. E è stato importante anche i lavori di uno studioso amico che ha conosciuto bene Federico Caffè, come Marcello De Cecco, che è stato comunque uno studioso nato in Abruzzo e quindi si occupa principalmente anche di come i sistemi internazionali possono influire sull'economia italiana, e quindi è stato è un cerchio un pochino che si chiude questo premio Federico Caffè che ho vinto. Ricevere questo premio dedicato ad un importante economista come Federico Caffè sicuramente per me è stato un grande onore. Ne avevo già letto e seguito gli studi, quindi ecco, ricevere un premio che in qualche modo mi avvicini a questa personalità sicuramente è stato qualcosa per me di grande importanza. Non pensavo neanche di poter essere scelta, quindi rientrare fra i migliori studenti che hanno partecipato ad un concorso che ha coinvolto tutta Italia mi ha dato una certa soddisfazione. All'inizio non potevo neanche crederci di essere rientrata, infatti quando ho presentato la domanda, ecco, io l'ho presentata un po' così, motivata dal mio professore Emiliano Brancaccio, che ha sempre creduto in me, mi ha sempre incentivato e stimolato verso l'attività della politica economica, verso attività di ricerca. La mia tesi riguardava gli errori di previsione commessi dal Fondo Monetario Internazionale durante la crisi dell'Eurozona. In particolare è partita da quello che era lo studio condotto da Blanchard e Ley sugli errori che erano stati commessi e ha cercato di darne un'evoluzione. Ha cercato in qualche modo di valutare se effettivamente le politiche di austerity che erano state intraprese in quegli anni fossero state ottimali o se bisognava darne una reinvoluzione, una reinversione di tendenza. Partendo quindi da quello che è stato uno studio che ha avuto anche un importante approccio da un punto di vista econometrico, sono stata seguita sia dal mio relatore, il professore Emiliano Brancaccio, che dalla dottoressa Fabiana De Cristofaro, la quale mi ha aiutato molto da un punto di vista applicativo
e che mi ha permesso alla fine di giungere ad una consapevolezza tale per cui, con l'applicazione di nuove variabili di controllo, è stato potuto dimostrare come nei processi ci sarebbe voluta un'inversione di tendenza, anziché in politiche restrittive, in politiche di tipo espansive e redistributive.